È l'ultimo giorno di Molise Cinema e noi siamo con Letizia Renzini, che ieri sera è stata protagonista del sabato sera, sabato notte quasi, di Molise Cinema con una sonorizzazione speciale. È il tuo campo, è la tua arte. Hai sonorizzato un film del 1911, L'Inferno. Com'è andata? C'era tanta gente, no? Sì, c'era tanta gente, lo spazio è piccolo ma molto carino. Il festival è molto bello, non c'ero mai stata e mi sono divertita. Adesso qui ti stai gustando le pietanze del Cinebistro. Le pietanze locali, sì, sì. Prima di ripartire, dicevamo di un film muto di tanti anni fa e la tua arte invece è contemporanea. Quindi la tua arte abbraccia un po' tutto, diciamo, la definiscono opera totale. Dove andiamo con l'opera totale? Tu ormai lavori in questo campo da tanti anni, ma com'è percepita dal pubblico? Sempre meglio, credo, perché comunque adesso va di moda la multidisciplinarietà in ogni disciplina e quindi anzi la gente ha sete di questo tipo di intervento. Tra l'altro credo molto io nella reinterpretazione dei repertori e qui c'è praticamente ci sono tre strati, perché c'è Dante, quindi un repertorio originario colto, diciamo, c'è la Divina Commedia, poi c'è l'iconografia della Divina Commedia che in questo caso, in questo film, riprende le incisioni di Gustave Doré. C'è poi l'interpretazione del 1911, c'è un'interpretazione dell'epoca d'oro della cinematografia italiana, questo viene definito il primo colossal. L'Inferno. Sì, L'Inferno. E c'è quindi la narrazione di un periodo d'oro di questa arte, proprio di questa arte italiana. E infine c'è la mia interpretazione di tutto questo, che è un'interpretazione multidisciplinare di post-composizione, cioè scomposizione e ricomposizione. Fino a dove si può spingere questa sonorizzazione? Cioè, chiaramente con il film muto si presta. Sì, un po' di più, certo, no? Certo. Invece dove già ci sono degli elementi musicali, sarebbe possibile intervenire secondo te in qualche modo? Quello che dicevamo ieri poi anche nel dibattito, che è stato bello sia nella presentazione che nel dibattito dopo, secondo me è tutto un ambito da scoprire, da sperimentare, la risonorizzazione di film sonori. Non se ne sente parlare tanto, però secondo me è una disciplina che potrebbe essere divertente affrontare proprio magari qui a Casa Calenda come laboratorio di sperimentazione possibile. E ci stai lavorando su un qualcosa del genere? In realtà ci ho pensato, ma ancora non c'ho. L'idea di scomporre e ricomporre anche l'immagine oltre che al suono in realtà è una cosa che faccio già, diciamo. E non faccio solo io, lo fanno in tanti, però sarebbe interessante studiare, rielaborare anche immagine e suono quando sono stati composti per stare insieme, diciamo. Quindi una ricomposizione al cubo, perché ricomponi la musica, ricomponi l'immagine e poi. Però è una sperimentazione che ancora ho fatto soltanto in cameretta, diciamo. Vabbè, comunque un arrivederci, sì, anche a Molise Cinema, magari con un progetto del genere, speriamo. Volentieri, buon rientro a Firenze. Grazie mille, grazie a tutti.